razza. Covid-19, a che punto siamo? Si parla un po' di questi vaccini che arrivano, sono stati aumentati di quantità, ma non sono sufficienti per insomma, la gente che in questo momento desidera vaccinarsi. La quota che è assegnata alla Sicilia di vaccini è di 1.300.000, quindi sono oltre 400.000 in più rispetto all'anno precedente. L'Italia conta, secondo il programma del Ministro della Salute, di raggiungere il 35% di copertura della popolazione nazionale ed è un significativo incremento rispetto agli anni precedenti. Poi c'è un problema di produzione che ha riguardato le aziende farmaceutiche, che hanno effettuato una stima sulla base delle dosi di vaccino che potranno effettivamente essere utilizzate. Noi come Regione abbiamo proposto un sistema di mutua condivisione, per cui siccome quest'anno, mai come quest'anno, possono andare sprecate le dosi, quelle regioni che dovessero avere difficoltà organizzative maggiori rispetto alle altre per raggiungere la quota assegnata, potranno mettere le dosi di vaccino a disposizione di chi magari è più capace di procedere velocemente e se questo meccanismo sarà effettivo come penso, la Sicilia avrà la possibilità, proprio per la capacità che ha dimostrato negli anni scorsi, di raggiungere una quota di vaccinazione ancora superiore. I dati stanno aumentando, insomma, si prospetta un nuovo lockdown. Io ritengo che l'ipotesi di un nuovo lockdown sia esclusa dal governo centrale oggi e probabilmente la nostra economia neppure lo è nelle condizioni di poterlo sopportare. Siamo però pronti ovviamente a fare tutto quello che si dovrà per limitare anche porzioni territoriali laddove questo dovesse essere necessario. In questo momento noi dobbiamo invertire la curva epidemica che purtroppo ha ricominciato a risalire, però dobbiamo sconfiggerla e poi dobbiamo ripartire, quindi ci dobbiamo preoccupare non soltanto di eliminare questo virus o comunque di ridurlo, ma poi anche di approfittare dell'occasione per ripensare per esempio il nostro Servizio Sanitario Nazionale, per ripensare il modo con cui noi produciamo, con cui noi assistiamo i nostri anziani, con cui noi in qualche modo viviamo. Ecco, questo è un cambiamento epocale, non dobbiamo vedere soltanto gli aspetti negativi, ma anche gli aspetti positivi.